L'attrice francese, ospite del nuovo programma di Caterina Balivo, ha parlato della sua vita e anche dei suoi rimpianti. Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi mi è rimasto questo, sono un'attrice, a dirlo è Nathalie Guetta, attrice francese e sorella del più famoso Davide, famosa per aver interpretato soprattutto la perpetua di Don Matteo. La Guetta è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata del 18 settembre di Vieni da me, qui il video integrale dell'episodio, e ha regalato diverse frasi d'impatto, raccontando della sua vita. Nel corso di un'intervista di diversi mesi fa aveva detto di essere in attesa di un miracolo e nel salotto TV della Balivo ha confermato la cosa: mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo, ha proseguito l'attrice, uscita di casa a 16 anni per lavorare nel circo. Nathalie Guetta, Don Matteo e Terence Hill. Punto sentimentalmente Nathalie Guetta è lui. Single come si dice oggi, adesso? Adesso non c'è nessuno, ha infatti confermato nel corso della puntata di Vieni da me in cui è stata ospite, tuttavia un compagno fisso, anche se professionale, negli ultimi 15 anni lo ha avuto e si tratta di Terence Hill, con cui fa Don Matteo ormai da una vita, ma Nathalie ha saputo trovargli un difetto? Le chiede la Balivo, e lei risponde, è estremamente gentile, disponibile, generoso, paziente, intelligente, sportivo, però forse qualcosa avrà distrutto, devo riflettere un secondo, forse è un poco meticoloso, gli riconosce infine l'attrice francese. Nathalie Guetta, Ballando con le stelle e la passione per Ugo Tognazzi. Relativamente all'esperienza di Ballando con le stelle 2018 in coppia con Simone Di Pasquale, la natalina di Don Matteo dice, sono stati tre mesi bellissimi però lui ha sofferto con me, ogni tanto, e, nel corso di un gioco proposto dalla Balivo, si trova anche a commentare foto di attori famosi, tra i quali dimostra di apprezzare enormemente anche Ugo Tognazzi, irresistibile. Era irresistibile, ero una sua fanatica, racconta la Guetta. Nathalie Guetta, dal circo alla recitazione, dopodiché arriva anche il momento di parlare dei suoi esordi professionali, primi anni non semplici, non lo sono quasi per nessuno, a 16 anni sono andata a lavorare nel circo fino ai 22, quando sono andata a fare una scuola di recitazione a Parigi di 2 anni, poi a 25 sono arrivata in Italia, a Napoli. E Napoli mi ha accolto benissimo, ha tutto che sarà un perché, quindi si vede che dovevo venire qui, non so per quale motivo però dovevo venire qui, ma l'Italia è un paese molto, molto, molto difficile, ho scelto un paese difficile e non lo sapevo, ha scritto l'attrice quindi Nathalie Guetta. Nathalie Guetta, che poi ha parlato del suo rapporto viscerale con il capoluogo partenopeo, Nathalie è stata un'esperienza incredibile perché mi aspettavo molto e ho avuto molto, molto di più, quindi è una città a cui sono molto grata. Ho vissuto 7 anni a Napoli e senza di lei non avrei avuto un bagaglio, una cultura, non avrei avuto niente da dare. Dopo Parigi, quindi, la mia formazione è stata a Napoli. Ma la Guetta illustra il tipo di rapporto che ha coltivato anche con le altre città della sua vita. Io ho scoperto Roma quando avevo 22 anni, quindi tantissimo tempo fa. Adesso penso che Roma è più affaticata di Napoli, stranamente. Parigi? Sono tornata a vivere a Parigi 14 anni fa perché ho avuto una specie di esaurimento nervoso e mi dovevo ricomporre. Nathalie Guetta. Il dispiacere di non essere mamma. Punta infine la Balivo va sul personale e lo che pensa di essere oggi Nathalie Guetta. L'attrice non si tira indietro e risponde anche con un pizzico di ironia. Una signora di mezza età o di terza età, che ne so, io. Un'attrice. Non sono riuscita a essere una mamma.